Ciao a tutti. Oggi vorrei raccontarvi alcune cose che mi sono successe più di 40 anni fa. Nel 1982 sono andato a trovare i miei zii in Italia. All'epoca vivevo a Toronto, Ontario, Canada, e mia zia e mio zio vivevano in una città chiamata Santa Maria in Baro, a Chieti, Italia, dove sono nato. Un giorno celebravano la festa della patrona della città, che è Maria. La città prende il nome da lei. Durante la processione, vicino alla chiesa, diverse persone stavano portando la statua della Madonna e mentre la statua si avvicinava, ha sviluppato qualità reali. Per me è diventato reale. Faceva gesti sottili come se guardasse sotto le persone che la portavano, dicendo con la sua espressione e i suoi gesti che era onorata che la gente la venerasse in questo modo. Più successivamente, quando hanno portato la statua di nuovo alla chiesa, hanno portato la statua alla parte anteriore. Ero in piedi sul retro e di nuovo la statua divenne reale per me come prima. Non avevo mai sperimentato nulla di simile prima. Ricordo di aver pensato che avevo raggiunto un altro livello nella mia spiritualità, come i santi, avendo ricevuto da Dio grazie come loro. Altre cose insolite stavano an anche accadendo sia prima che dopo questo è accaduto. Una volta, mentre ero seduto di fronte a casa di mio zio, l'altra zia che era in visita dal nord Italia mi si avvicinò tenendo il suo bastone. Mentre camminava verso di me, divenne Gesù, e mentre sorrideva era il sorriso del Signore. Il suo aspetto reale non è cambiato, ma nel suo camminare, il suo sorriso e l'espressione sul suo volto, il Signore mi ha trasmesso che era Lui. Un'altra cosa che ricorda era che le persone in televisione mi parlavano direttamente come se mi conoscessero. So che questo è difficile da credere, ma è vero. Alla fine, quando sono tornato a Toronto, è diventato il Signore stesso, e in realtà Lui che mi parlava attraverso la gente in TV. Ed è così reale. Sapevo che Dio era reale e che avevo ricevuto una benedizione speciale. Solo per localizzare dove accadevano queste cose, la città dove mi trovavo è nella parte centro-orientale d'Italia, proprio di fronte a dove si trova Medjugorje, dall'altra parte del mare Adriatico. Se ricordo bene, è stato solo nel 1984 che ho sentito parlare di Medjugorje e della presenza di Maria. Non credo che Dio mi abbia dato queste grazie solo per me stesso. Credo che debbano essere condivise con altre persone. Ho tenuto queste cose per me per così tanto tempo. Non sapevo cosa fare o chi dire. Ogni volta che pensavo di dirlo a qualcuno, non l'ho mai fatto. Non pensavo che qualcuno mi avrebbe creduto. Volevo scrivere un libro, ma non sapevo da dove cominciare. Chiedo a Dio di perdonarmi per non averlo detto a nessuno prima d'ora.
Grazie mille per l'ascolto e vi invito ad iscrivervi al mio canale.